Due domande, una per ciascun, e poi lasciamo la parola al nostro presidente. Qualche domanda per la dottoressa Sosa? La faccio io, un piccolo commento. Entrambe avete sottolineato, che gli indicatori devono essere semplici, devono essere riproducibili e devono essere standardizzabili, che è una parola un po' confusa. Consistenti. Una ha detto standardizzabile, l'altra ha detto consistente. Io mi permetto di aggiungere un altro aggettivo che credo abbia un grosso valore. Devono anche essere condivisibili. Certo. Ok? Cioè non dobbiamo vergognarci dei nostri indicatori. Eh? Teniamolo ben presente perché è importantissimo. Cioè, i nostri KPI devono assolutamente essere condivisibili, non devono essere i segreti. Condivido pienamente. No, infatti per quello il registro nazionale almeno, voglio dire, mette in luce... Scusate, il registro nazionale mette in luce almeno quello che diceva la dottoressa Dal Canto, assolutamente. Non è un segreto, cioè abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Se mi è permesso vorrei fare un piccolo commento anch'io, se non c'è nessun altro che deve fare domande. Ci sono altre domande? Ah, vabbè. Allora mi tiro indietro il mio commento. Buonasera e complimenti per le relazioni. Io avevo una domanda riguardo al KPI che riguarda il tasso di blastulazione. In centri dove si esegue il transfer prevalentemente allo stadio di clivaggio e poi si va a coltura prolungata, questo KPI è sempre un po' mosso e sporco. Quindi noi adesso che stiamo un po' rivedendo i KPI del laboratorio, stavamo pensando di sostituirlo o quantomeno mettere in aggiunta un utilization rate, dato dalla somma degli embrioni trasferiti più quelli congelati. Secondo voi cosa ne pensate? Può avere un senso? Ci siamo trovati da poco ad affrontare appunto questo problema e anche noi abbiamo convenuto che potrebbe essere risolto così, perché anche noi facciamo il transfer in terza e quindi questo, insomma, il tasso di blastulazione non sarebbe proprio attendibile. Ma non ci stiamo ancora ragionando in realtà. Perché per tanti anni, cioè tanti, non tanti, però negli ultimi 2 o 3 anni che ci siamo battuti, il nostro biostatistico diceva che lui non era convinto. Stiamo cercando di convincerlo. Bene, possiamo considerare conclusa questa sessione.